Grandissimo successo per la prima serata dell'evento Un mare di sapori, in corso da ieri 11 novembre e che proseguirà fino a domani 13 novembre sul corso principale del delizioso Borgo Marinaro di San Giorgio di Gioiosa Marea. Un intero fine settimana dedicato allo street food a base di pesce e non solo. Buon cibo, cultura e divertimento sono gli ingredienti di questa manifestazione organizzata dall'associazione Vivi San Giorgio con il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea ed in partenariato con il Comune di Montagna Reale e la Proloco San Giorgio. Via questa sera la manifestazione Un mare di sapori che andrà avanti per 3 giorni qui nel Borgo Marinaro di San Giorgio di Gioiosa Marea. Parliamo di questa iniziativa, come nasce, da chi è portata avanti, con quale finalità? Questa iniziativa è portata avanti dall'associazione Vivi San Giorgio e nasce per valorizzare i prodotti ittici siciliani e non solo. Infatti è possibile degustare all'interno di questo street food tantissimi prodotti a base di pesce e non solo, ci sono anche prodotti che fanno parte della dieta mediterranea e quindi è un modo per valorizzare le attività commerciali e locali, per valorizzare i prodotti siciliani e per valorizzare soprattutto il territorio, favorendo anche la destagionalizzazione turistica. Ecco, quindi principalmente è un evento enogastronomico perché è possibile degustare prodotti che qui vengono appunto valorizzati attraverso vari piatti, ma anche il periodo scelto non è casuale. No, infatti il periodo è scelto proprio per destagionalizzare. La manifestazione è stata cofinanziata dall'assessorato agricoltura e pesca, in particolar modo al Dipartimento Pesca, e quindi nasce proprio per valorizzare i prodotti ittici siciliani. Questa sera è la prima serata, noi siamo proprio all'inizio dell'evento, ma c'è già tantissima gente. Cosa vi aspettate per i prossimi giorni? Noi ci aspettiamo intanto che la manifestazione sia di gradimento di tutti i partecipanti. Auspichiamo che ci sia una buona partecipazione di gente. Stasera siamo partiti abbastanza bene e pensiamo che comunque domani e domenica si possa anche incrementare. Ricordiamo che domani è possibile visitare lo street food dalle 18 alle 24 e che domenica è possibile visitare lo street food dalle 12, dall'ora di pranzo fino a tarda sera. La manifestazione è stata possibile realizzarla grazie alla partecipazione anche del comune, oltre che del Dipartimento Pesca, dell'associazione Vivi San Giorgio, dell'organizzatrice dell'evento, la Proloco e tanti sponsor che ci hanno aiutato in questo percorso. E da dove provengono le attività che avete coinvolto? Chi ha aderito? Le attività che sono state coinvolte nel progetto sono prioritariamente del comune di Gioiosa Marea, ma non mancano anche altre attività di tutto l'Interland. Quindi proprio per dare un ampio raggio alla manifestazione sono state coinvolte anche attività di tutto il territorio siciliano. Quindi diamo ancora appuntamento a sabato 12 e domenica 13, domenica pranzo e cena qui nel Borgo Marinaro di San Giorgio. Ci vediamo, questo è un appuntamento che non potete perdere. Un mare di sapori sarà aperto ai visitatori anche stasera a partire dalle ore 18 e domani da mezzogiorno fino a tarda sera. Un'occasione imperdibile per degustare il pesce e i prodotti della dieta mediterranea, allietati da tanta buona musica, giochi e animazione per i più piccoli.